Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime Nintendo, il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi vi svelerò gli eventi che si terranno questa settimana sui vari giochi Nintendo che normalmente vi porto sul canale. Prima premessa ragazzi, volevo un attimo scusarmi se questo video lo vedrete probabilmente lunedì pomeriggio, però purtroppo per questioni tempistiche non sono riuscito a prepararlo prima. Non vi preoccupate, comunque gli eventi si svolgeranno soprattutto nel fine settimana. Vi chiedo scusa, normalmente questo video dovrebbe uscire di domenica, però veramente non sono riuscito a prepararlo ieri pomeriggio. Poi, seconda premessa, come potete vedere siamo su Mario Kart 8. Allora, i due video degli ultimi due tornei che abbiamo giocato insieme, ragazzi, li ho salvati sul PC. Li sto preparando, quindi tra oggi e domani li troverete online. Non so dirvi di preciso a che ora li pubblicherò. Comunque, se volete tenervi aggiornati, seguitemi sul canale Telegram. Basta che quando andrete sull'applicazione per cercarmi inseriate chiocciolina JoePa17 official channel e immediatamente mi apparirà quel canale che ho su Telegram e vi potrete tenere aggiornati riguardo ai nuovi video che potrete trovare sul canale. O normalmente quando pubblico un nuovo video vi avverto anche su quel canale lì che è parallelo al mio canale ufficiale YouTube. Allora ragazzi, direi di partire subito, come vi dicevo, con Mario Kart 8, dopo queste due piccole premesse. Il torneo di questa settimana, dato anche l'argomento scottante di questi giorni, sarà COD vs Battlefield. Questo è il titolo del torneo che si svolgerà questa settimana su Mario Kart 8. Ho scelto questo titolo proprio perché in questi giorni se ne sta parlando parecchio e mi piacerebbe sapere, ragazzi, quale dei due FPS vi piace di più. Fatemi sapere magari nei commenti, naturalmente in modo pacifico, ognuno spieghi le proprie ragioni, perché vi piace di più COD, perché vi piace più Battlefield. Sarà un torneo che si svolgerà sabato 14 maggio dalle ore 14.30 alle ore 15.30, un torneo 150cc con tutti i tracciati del gioco base. Sarà una sfida a squadre, dove potrete scegliere se stare con la squadra COD o con la squadra Battlefield. Io ragazzi per il momento riguardo a COD Infinite Warfare e Battlefield 1 non mi voglio esprimere perché vorrei vedere un attimo i gameplay di entrambi i titoli e poi decidere con calma quale dei due andare magari a acquistare. Sarà un torneo con presenti solamente gli oggetti devastanti, visto che trattiamo due giochi di guerra. Potrete utilizzare solamente i kart, però potrete anche utilizzare tutti i comandi, quindi anche chi gioca con il giroscopio potrà usarlo tranquillamente. Come sempre ci saranno 12 corse, ci sarà anche la CPU, potrete partecipare con qualunque livello di gioco da tutto il mondo e sarà un torneo aperto a tutti. Come vi dico sempre, se volete partecipare a questo torneo non è necessario inviarmi l'amicizia su Wii U, basta che quando andrete a cercare questo evento andiate ad inserire nella barra di ricerca il codice che vedete lì sotto, 7181 33 89 53 77. Adesso ragazzi direi di andare su Splatoon perché devo comunicarvi un paio di cose riguardo a questo titolo per questa settimana. Perfetto ragazzi, eccoci arrivati su Splatoon. Prima di annunciarvi con che squadra mi schiererò durante il prossimo Splat Festival che si terrà il prossimo weekend, volevo avvertirvi che questa settimana Splatoon si prenderà una piccola pausa, ma non vi preoccupate, solo per questa settimana, e sottolineo solo per questa settimana, perché purtroppo ragazzi sarò sommerso di impegni extra YouTube e quindi per questioni tempistiche non ce la faccio proprio a giocare con voi. Comunque non vi preoccupate perché Splatoon non sparirà dal canale, dato che ho ancora 5-6 video con delle mischie mollusche che ho giocato con voi da pubblicarvi sul canale. Ve li pubblicherò il prima possibile e in più probabilmente vi pubblicherò nuovi episodi dell'Amiibo Splatoon Challenge, in cui andremo a vedere le sfide presenti sull'Amiibo maschio e Amiibo femmina di Splatoon. Ragazzi, l'Amiibo del ragazzo e l'Amiibo della ragazza. Adesso direi di andare a vedere con che squadra mi schiererò durante il prossimo Splat Festival. Allora, preferisco una festa chic, preferisco una festa in costume. Io direi una bella festa in costume. Ok, mi unisco a questa squadra qua. E lo Splat Festival si terrà da sabato 14 maggio alle ore 5, penso 5 del mattino, fino a domenica 15 maggio a mezzogiorno. Quindi ragazzi, mi raccomando, non perdetevi questo Splat Festival. Adesso direi passare a Super Mario Maker, senza cambiare schermata, però volevo annunciarvi qua l'ultimo hashtag
da utilizzare, perché settimana prossima vi pubblicherò l'ultimo episodio di Super Mario Maker, poi emigreremo verso nuovi titoli. Ragazzi, l'hashtag da utilizzare è hashtag finale, semplice e anche facile da ricordare. Vi pubblicherò questa settimana probabilmente il video di Super Mario Maker, penso mercoledì o giovedì, perché purtroppo prima non ce la faccio. Mentre settimana prossima il video penso che uscirà lunedì. Comunque al massimo vi avvertirò in un video che pubblicherò sul canale. In più, oltre a pubblicarvi un ultimo episodio con 5 dei vostri migliori livelli che mi andrete a proporre, ragazzi, vi pubblicherò un episodio speciale in cui andrò a provare un livello difficile, 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 che mi è stato proposto durante le settimane passate. Quindi settimana prossima ci sarà un doppio appuntamento su Super Mario Maker. Mi raccomando, non perdetevelo. Quindi, riassumendo, il video di questa settimana di Super Mario Maker uscirà penso mercoledì o giovedì, perché prima non riesco proprio a prepararvelo. Mentre il video di settimana prossima dovrebbe uscire tranquillamente lunedì e sarà l'ultimo episodio di Super Mario Maker. E in più settimana prossima uscirà anche un episodio speciale di Super Mario Maker in cui andrò a provare un livello che mi avete proposto voi, difficile, 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 difficile. Quindi uno proprio di quelli quasi impossibili da completare. Ragazzi, direi che possiamo concludere questo episodio dell'Infotime Nintendo qua. Se avete delle domande, se avete delle cose da chiedermi, scrivetemi pure un commento qui sotto. E come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui nell'Infotime Nintendo. Alla prossima, ragazzi!